sono più le mezze stagioni, ma non per questo i trama arrivano in vita. Secondo me. Sì, ma quando c'era lui. Vabbè, ragazzi, si stava meglio quando si stava peggio, lo sapete. Anche le vecchiette non sono più quelle di una volta. Ma davvero, devi vedere le suore come sono. Abbaiano che è una meraviglia adesso. Abbaiano, però non stuzzicare, grande che dorme. Non lo so, immagino se la dorme la suora, quando si sveglia qua, arrabbiata, non so. E poi le suore sono grasse, piene di lardo. Non lo so. Ma tanto va la gatta al lardo. E poi ci lascia lo zampino. Poi ci lascerò, no, il ricordino. Il ricordino, questo cagazzo è brutto. Mamma mia. Queste cose sono dolorose. Ragazzi, un po' come le peripezie della perifrastica passiva. Mamma mia, guarda. La perifrastica passiva. Che ricordi, che ricordi, eh? Quanti ne abbiamo fatto? Oh. Cos'è? Era giugno del 74. No, 75. Dai, 75, sei andato a 4 e ho comprato i boxer, dai. Ma è vero, è vero. Quante ne ho fatte con i miei boxer? Ce n'è ancora, vero? Sì, ne ho comprati due o tre ettari, guarda. Sono utili per no, nella vita non si sa mai, allora. Infatti, sempre per essere. Oh, ragazzi, sapete, c'ho una notizia. Dai. Stasera esco con una ragazza. Ma quella. Sì, sì, sì. Quella che ho conosciuto. Due anni fa. Ma sì, ma che da due anni che va dietro. Cosa? Da due anni. Io le morivo dietro, lei mi ha sempre dato pisantemi, ma. Mi sa che questa volta, stasera, ci esce! No! Oh, quindi non è pronto, professore. Stasera, guarda, la sdelo! Oh, che succede? Cazzo, ragazzi, sarà l'emozione, ma... Cos'è, devo andare in bagno? Arrivo subito! Queste ragazze ti fanno male, eh? No, no, ma certo, tranquillo! Sicuro? Sicuro, tranquillo! Quanto cavolo mi hai messo? Un po'. Ma un po' quanto? Così. Ma non gli farà male? No. Dici, non ha mai ucciso nessuno, ma... Ti fa bene, di devo uscire. Sì, sì, libera prima dei problemi. Infatti, perché ultimamente se lo vede che ti ha preso. Era un po' teso, un po', sì, carico sì, di problemi. Era carico, vero? Sì. Sì. Sai quando sei proprio saturo, la devi proprio liberare. Secondo me si libererà. Sì, dai, è vero, non mi ha mai fatto male a nessuno. Dici va la mente più lucida. Sì, libero da ogni problema e pensiero. Ok, dai. Nico. Nico, allora? Sicuro? Sì, vuole, cioè. Bene, bene. Sicuro? Nico? C'è posto? No, vabbè, no. Nico? Sì, va bene. Secondo me ne ha messo troppo. Vabbè dai, non l'hai mai fatto male a nessuno. No. Qualche emozione in più. Che vuoi che sia? Allora? Forse sta già. Ma non credo, dai, sì, ma ne parlavamo anche noi. Non ha mai fatto male a nessuno. Se vuoi che succeda. Secondo me il caffè. Sì, guarda, il caffè mi è sempre dato noia. Poi l'emozione. Tanto tempo, due anni. Nico? Ti vedo un po' provato. Nico, sei diventato bianco e sudaticcio. Sei sicuro? Sì. Questa è l'emozione. Dai, sì. Sembra comica, ma... Dai, sei emozionato, eh. Dai, però stasera... Stasera spacchi. Stasera ci do. Sì, dai, ora due minuti per riprenderti. Sì. E poi ti passa. Sì, adesso mi passa. Sì. L'importante è che non molli mai. No, non mollare. Dai, ragazzi, adesso è stata mezz'ora e cagare. Allora, almeno posso più male. Dici? Sì. Ogni sforzo sarà ripagato. Sì. Dai, sforzati. Questa sera sforzati. No, grazie. Concentrati. Grazie. Sforzati.
Grazie Stefano, i amici si vedono al momento del bisogno, però non ti ho visto in bagno con me. Sì, sì, dai, non ti preoccupare, siamo qui tutti pronti a sorreggerti. Okay. In questa serata c'è fantastica. Gente, di sforzo di... però ti sei sforzato troppo. Ragazzi. No, oh, sto bene. Sì, sto bene. Sei sicuro? Vuoi la mano? No, no, cavolo da solo. Dicevamo! Era troppo. Cosa? Il caffè? Sì, secondo me era il caffè era troppo. E poi voglio dire, insomma, non ho mai fatto male a nessuno. Dai. Tanto così. No, figurati. Vabbè. Mi sa che devo andare a studiare io, sai? Vabbè. La prossima volta a mezzo. Ma comunque secondo me, cioè, con tanto così non è morto nessuno. No, no, dai, io. Sì, cosa fa? Si vaporizza, mo. Ti va bene, sì, voglio dire. Ma era tanto che diceva che era attivo intestinale. Fa, ha detto lui, aveva bisogno di una mano, dei tuoi amici. Oh, ma lì, oh. Stavo pensando anch'io, sono passati, è passata una mezz'ora. Non grida più. Non si sente più nemmeno urlare. Ma sarà bene. Che dici, dobbiamo andare a controllare? Andiamo a controllare, non ci sentiamo un colpo. Nico? 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 Ci sei? Nico? Nico? Nico, tutto a posto? Non rispondo. Non rispondo alla porta. Dici? Sì, è chiuso. Nico? 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 Guarda, Nico? Nico? Nico, no! Nico! Nico! Oddio! Oddio, Nico! Nico, la tua... la tua parrucca. Ma che mi importa per Nico? Nico! Ah, ecco dove erano finiti! Ma guarda! Nico, cosa ho fatto, Nico? E questo? Che schifo! Vincio! Oddio, Nico, guarda il culo! Nico. Beh, una boccettina di Gutalax non ha mai ucciso nessuno, eh? No, Nico. Oh, vabbè, d'altronde la scienza va avanti per tentativi. Oggi avete imparato due cose. La prima è che, se fate uno scherzo, non utilizzate un'intera boccetta di Gutalax nel caffè. Magari metà. E la seconda è, bambini, don't try this at home. Io sento ancora la sua presenza. Non so, è il momento. Alle... resterà sempre sì. Nei nostri cuori. Però già qui nell'aria. Ormai è andato. Dici. Bambini, don't try this at home.